visita all'interno del sindaco con il quale ci siamo già incontrati in commissione sanità. Devo dire che il problema della chiusura dei presidi ospedalieri, dei punti nascita, ne parliamo ormai da 6 mesi. E tra l'altro in commissione sanità, come anche nelle discussioni che si fanno tra parlamentari, siamo tutti d'accordo che questo tipo di riordinamento degli ospedali non va più bene in questo modo, perché non si può fare, come diceva il sindaco, figli e figliastri. Quindi se si apre Corleone vorrei capire per quale motivo non si apre anche qualche altro presidio. Quindi i parametri di valutazione devono essere uguali e devono essere uguali per tutti. E sicuramente si deve partire da un principio fondamentale che è un territorio come quello di Pedraria Sottana, che comprende quanti abitanti, saranno una quarantina, 27.500 il 27.000, territorio. Benissimo, non si può lasciare scoperto, perché se io domani ho un'urgenza e devo andare in ospedale, non posso arrivare fino a Termini Imerese. Io stamattina ho visto la strada ed è veramente, tra l'altro c'è il sole, non nevica, è veramente un pericolo. Quindi noi ci stiamo attivando in questo senso, però deve essere la svolta, la deve avere il governo, perché noi siamo tutti d'accordo, in commissione sanità facciamo sempre, siamo tutti d'accordo, ognuno nella sua parte, il PDL, il PD, siamo tutti d'accordo sulla riapertura dei punti nascita. Però se dal governo non viene i punti nascita e i presidi ospedalieri, però se dal governo non viene fatto un'azione forte, noi possiamo continuare a parlare della chiusura per altri 2 anni, per altri 3 anni. Quindi io sono contenta che la dottoressa Borsellino venerdì sarà qua e quindi si renderà conto, toccherà con mano le problematiche di questo territorio. E mi auguro che prenda delle soluzioni che non siano privatizzare l'ospedale. La rete ospedaliera deve restare pubblica e quindi poi noi controlleremo che questo venga fatto. Siamo con voi e quindi cercheremo di portare avanti le istanze che sono quelle dei cittadini. Il diritto alla salute deve essere salvaguardato e noi siamo per questo. Quindi spero che